La prima cosa che vi prego in questo video, ma tantissimissimissimo, è di andare nel vostro negozio e cliccare su supporta un creatore e scrivere ho TPFI. Ci mettete 2 secondi a farlo, soprattutto se siete dei scioponi, se avete degli amici scioponi, fategli mettere questo nome, ho TPFI, nel supporta un creatore, in questo modo ci supportate. Free a tutti, io sono Occhio di Pura Fibra Italiana e mi avete detto un sacco che non si capisce niente di quello che dico nella intro, quindi io dico free wifi, wifi gratis, bene, ora l'avete capito. A parte questo, sto aspettando un pacco fighissimo, ma di questo vedete il video dopo domani. E vi ricordo che c'è un video sul canale che parla dell'ETF, del regolamento, eccetera, eccetera. È appena stato rilasciato, ma pochi l'hanno visto. Quindi, se non l'avete visto, andatelo a vedere. Trovate il link in descrizione. Comunque, per tantissimo tempo, tantissimi mi avete chiesto: facci vedere il tuo armadietto, facci vedere il tuo armadietto. Non abbiamo mai visto il tuo armadietto, ma da quando giochi, bla 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 bla. Al che ho deciso di farvi vedere il mio armadietto commentando le varie skin, i vari zainetti, eccetera eccetera eccetera, che possiedo. All'interno di questo video c'è una sorpresa, chi di voi se ne accorge dovrà scriverla nei commenti, non vi dico a che minutaggio è, chiaramente dovrete scoprirlo voi e scriverlo appunto nei commenti. Allora, iniziamo ad analizzare il mio armadietto. Partiamo chiaramente dai deltaplani. Eh beh, è chiaro. No, anzi, dalle scie, perché chiaramente le cose più fighe le lasciamo alla fine. E che cavolo. Qua parlerò velocemente e mi concentrerò di più sulle skin. Diciamo che le mie preferite, le vedete, sono quella dei soldi, che si sbloccava tipo per un evento limitato. E quindi, se non ce l'avete, probabilmente non l'avrete mai più, a meno che non le facciano sbloccare di nuovo. Anche questo, fighissimo. Mi piace un sacco il meteorite, cioè tipo la meteora, fighissimo. I fulmini, probabilmente il mio preferito. E il fuoco. Il fuoco non mi piace tanto perché è buggatissimo. Quindi, cioè, i miei preferiti sono il fulmine e il meteorite, se devo essere sincero. Per quanto riguarda i deltaplani, anche qua abbiamo vari deltaplani. Sicuramente tra i più rari abbiamo il fiocco di neve, che era, diciamo, della stagione 2. Questo è l'ombrello del fondatore, così come questo è il deltaplano fondatore, che ce l'hanno solo quelli che sono, diciamo, fondatori di Salva il Mondo. Questo è uno dei miei ombrelli preferiti in assoluto. Poi chiaramente Mako, perché Mako, beh, dimostra che gioco della season 1 e ci ho fatto il video, quindi dovete averlo visto. Questo deltaplano, che tipo è stra brillantinoso e quindi non lo so, mi piaceva e l'ho preso. La cassaforte, perché dai, cioè ragazzi, è bellissimo, non si può fare i money grabber senza questo deltaplano. Il deltaplano del corvo, perché boh, il corvo è una skin che a me piaceva una vita, un tempo, e quindi mi sono preso anche il deltaplano. Il pterodattilo, che è fighissimo e fa dei rumori fighissimi, quindi mi piace, uno dei miei preferiti. Giù, che lo uso tantissimo ultimamente, ma proprio tanto tanto tanto. E per finire il dragone reale, che tempo fa ho shoppato, mi sono pentito, perché chiaramente ragazzi, cioè dai, soprattutto per il discorso di non vedete nulla se usate questo deltaplano, non shoppatelo, ma... Ah, è lo stesso problema dell'altro deltaplano leggendario, quello del drago ghiacciato. Bellissimo, ma uno, non vedi niente, due, non senti niente, perché ti impedisce sia la vista che qualsiasi cosa. Un altro deltaplano bellissimo è questo, che uso sempre quando uso Ragnarok, che mi piace tanto. Qualsiasi cosa del set Norreno a me piace tantissimo, e anche Ragnarok, che non è del set Norreno, ma mi piace. Dopodiché abbiamo i picconi, e non vi starò a dire qua i picconi che odio e che non userò e che non ho mai usato mai nella vita, tipo questo, che non l'ho mai usato, tipo questo, mai usato. Cioè, ce ne sono alcuni che non ho mai toccato in vita mia. Ora devo provare questo, quindi ora lo proverò. Però vi parlo dei miei picconi preferiti. Quello di base, semplice e ma efficace. Il ninja orsetto, bellissimo. Cioè, dai, mi è sempre piaciuto un sacco. Questo è uno dei miei picconi preferiti in assoluto, perché mi piace troppo. La lanterna col fiocco rosso mi piace troppo. Questo levachiodi è stato un piccone a disponibilità limitata, quindi diciamo che sarà rarissimo forse tra un po' di tempo, a meno che non lo rimettano. Però non è che mi piace chissà che tanto, ora lo tolgo. Questo qua mi piace perché fa zoom, zoom ogni volta ed è fighissimo. Questo è quello del set Norreno, vi ho detto che mi piace qualsiasi cosa del set Norreno. Questo è bellissimo, lo uso sempre praticamente. Questo è così così. Questo è un altro dei miei picconi preferiti in assoluto, perché c'è la bocca del dinosauro che si apre così a caso, mi piace troppo. Questo devo provarlo, ora lo proviamo. Questo mi piace e l'ho comprato tempo fa, era il mio piccone preferito in assoluto, lo usavo sempre perché
gli si illuminava il corno di arcobaleno se facevi due kill. Questo mi fa schifo, non lo uso più. E questo è un deltaplano vecchissimo e mi piace perché comunque è molto figo. Per quanto riguarda gli zaini non c'è molto da parlare. Allora, devo dire che mi piace il set di Cappuccetto Rosso, ma mi porta sfiga, quindi non lo porto. Mi piacciono gli animali, il mio draghetto, cioè il draghetto è quello che mi piace di meno, il camaleonte è quello che mi piace di più, ma anche il cane non scherza. Poi per quanto riguarda gli altri, allora, set Norreno ve l'ho sempre detto, lo amo. Torta di compleanno perché sarà un pezzo rarissimo. Party in piscina, mi piace. La borsa dei soldi, altro che se mi piace. Lo scudo nero, del cavaliere nero. La schermaglia, che è uno zaino esclusivo fondatore, che con questa skin sta perfettamente, mi sento Lara Croft. Il manto congelato di Ragnarok, che mi piace. E le ali classicissime, si usano sempre. Tutti gli altri zaini mi fanno un po' schifo, barra non li uso, barra chi se ne frega, tipo questo, cioè dai, ma che cos'è? E ora veniamo alle skin, Allora, ho shoppato questa, perché al tempo mi sentivo tanto party rock, e poi mi sono pentito una vita perché non l'ho più praticamente usata. Non l'ho mai usata in vita mia questa skin. Poi lei tecnica mai, non mi è mai piaciuta più di tanto. Lui lo definisco proprio orripilante a dir poco. Figo, l'ho usato la prima settimana del pass e poi non l'ho più usata. Mai usata e mai la userò. Carino ma non troppo. Pioniere, skin di Twitch. Fighissima perché è unica nel suo genere. Cioè al microfono... tutta mimetica, ci sta. Mazza, non mi piace per niente. Sugli American Sniper. Linea rossa, non mi piacciono in generale le skin dei motociclisti. Questa, l'ho usata un paio di volte, molto troll, molto simpatica come skin, ma... cioè non è che la usi, anche perché io non so come funzioni l'hitbox, ma penso che con sto coso grosso ti colpiscono mille volte più facile, ma non sono sicuro. Cappuccetto Rosso secondo me è una delle skin più fighe in assoluto, infatti ora me la metto preferita, accidenti. DJ Yonder non mi piace, questo testa di lama non mi piace. L'aviatore, io ho sempre deciso di shoppare tutti i pass da 5€, perché convengono insomma. Caposquadra non è che mi attiri chissà che tanto come skin. Camminata lunare no, perché è meglio lui. Battlehawk non mi ha mai attirato come skin. Agenti ribelle, come vi ho spiegato, compro sempre i pack da 5€. Agenti elite non mi è mai piaciuta sinceramente. Viaggiatore oscuro mi è piaciuto un sacco, era la mia skin preferita per un bel pezzo, però si vedeva lontano chilometri, ragazzi, cioè era impossibile, ti vedevi. Valore sempre odiata. Lui l'ho comprato solo per le ali e non l'ho mai usato in vita mia, rendetevi conto. Lui è orribile come poche cose in questo gioco. John Wick, classica skin di quelli che vogliono tryhardare. Cioè quando tu vedi uno con John Wick sai che bene o male è un pro. Questa skin, cioè molti dicono che è rarissima perché è stata rilasciata tantissimo tempo fa, ma era gratis, potevate averla tutti gratis, quindi in realtà non è poi chissà che rara secondo me. Questa skin è bruttissima, cioè fino a qua ci sta tutto bene, ma i pantaloni, ma che cos'è, cioè non ci sta per niente, boh. Carburo, mi dispiace per Carburo, ma Omega è più figo. Calamity è fighissima, è proprio fighissima, altro che se è fighissima. Questa è una delle mie skin preferite in assoluto. Col deltaplano rosso e con le ali fate proprio una combinazione proprio... Anche squadra sub non è male, col gonfiabile, proprio... Lo scudiero è così sfigato, che è figa sta skin, mi piace un sacco. Col cavolo che compravo il Milite Teschio, lo Skull Trooper, bla bla bla. No, lei costa di meno ed è figa lo stesso, altro che. Questa l'ho comprata solo perché piaceva a Luca di Shikokujin, ma la uso poco relativamente. La usavo con l'arcobaleno perché volevo avere tutto il set arcobaleno. Questa non so perché sia tra le mie preferite, perché non mi piace. Questa è una skin bellissima, nel senso, cioè immaginatevi questa segretaria super sexy tipo Lara Croft che tira fuori il fucile a pompa o la mitraglia e vi smitraglia tutti. Cioè è bellissima. La mia skin preferita attuale, diciamo che uso un sacco lei. Uno perché è vecchia, perché è rara, e due perché mi è sempre piaciuta come skin, quindi la uso. Questa è stata la mia skin preferita per un sacco di tempo e ora non la uso più. Questo è del set dei soldi, quindi tipo diciamo che ci sta, ma ora non ci sta più. Cappuccetto Rosso ne ho parlato prima, set Norreno ne ho parlato prima, ma ormai questa non mi piace più, quindi la tolgo. Mi è piaciuta un sacco lei per un sacco di tempo, ma poi mi sono accorto che mi portava sfiga nelle partite, quindi non l'ho più usata. Ragnarok è fighissimo, c'è poco da dire.
ma le skin finali di solito sono sempre fighissime. Lei del set fondatore mi fa schifo. Lui invece è figo. Lui è proprio figo, sembra proprio un ghost con quella cosa qua in faccia, ci sta. Beh, Omega si sa che è fighissimo, la nostra serie di Omega è fighissima. Il corvo, il cavaliere nero, lo vorreste voi immagino, tanti non ce l'hanno neanche il cavaliere nero. E per finire Drift, che comunque è fighissimo come skin, cioè è proprio bella. E poi uno si chiede perché abbia speso 500 V-Bucks per cose come questa. Poi... questo è bellissimo, questo non mi pento mai di averlo shoppato perché è bellissimo. Così come questo. Quelle robe che shoppi a 500 V-Bucks e che non usi mai. Ah, la vorreste voi questa, eh? La vorreste? E invece. E questa, non lo so, mi piace troppo. Mi piace proprio troppo, troppo. Questa è bellissima per trollare la gente. Vi giuro che vi porterò un video dove trollo la gente con sta skin. E poi il balletto migliore di tutti, ragazzi. Cioè, questo è il balletto migliore di tutti. Anche oggi ringraziamo la propria Peter Landstrom qua. Grazie mille per essere iscritti. Noi siamo già in 171.000 e cresciamo sempre di più. Commentate con quello che ne pensate voi del mio armadietto. Se vorreste un armadietto come il mio, se l'avete sicuramente meglio. Essendo che io non è che shoppi tantissimo, sicuramente ce l'avete meglio. Lasciate un piace se vi è piaciuto il video. Condividetelo con i vostri amici su WhatsApp subito. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!